Gli allievi del Master in Giornalismo e Critica Musicale del CPM Music Institute presentano La Notte del Vigorelli, 50 anni fa il primo e ultimo concerto dei Led Zeppelin in Italia, iniziato male e finito peggio. Luglio 1971. Una tiepida Milano si svegliava in una data storica per il mondo della musica. I Led Zeppelin si esibivano per la prima volta in Italia. A loro spettava il compito di chiudere la tappa meneghina del Cantagiro, celebre manifestazione canora itinerante che portava i big della canzone italiana in lungo e in largo per lo stivale. I Led Zeppelin, in un contesto nazional popolare, suonavano però un po' come i cavoli a merenda. Chi aveva avuto quest'idea? Era stato Ezio Radaelli, l'organizzatore del Cantagiro, a volere una merenda ben assortita, forse per internazionalizzare la manifestazione o forse, cavalcando l'onda del successo della band inglese, per riempire ogni angolo del velodromo Vigorelli, sede scelta per ospitare il concerto. Sei mesi prima del fatidico evento, proprio nell'anno in cui il programmatore americano Roy Tomlinson inventava l'email, Radaelli negli uffici di Milano alzava la cornetta digitando il numero di Peter Grant, manager degli Zeppelin. Pronto? Peter Grant? Sono un impresario e sto preparando la prossima edizione di una manifestazione italiana molto importante. Vorremmo che a chiudere la tappa milanese fossero proprio le Zeppelin. Nessuno era riuscito a portarli in Italia, sia per l'elevato costo, sia per i loro numerosi impegni. Grant all'inizio nutriva qualche perplessità. In tutta Europa, ma in Italia in modo particolare, era un periodo difficile per i concerti rock, flagellati sempre più frequentemente da disordini e contestazioni di carattere politico. I suoi dubbi svanirono, sia perché Radaelli insisteva con tenacia nella sua proposta, sia perché membri della band non avevano paura. Mesi prima, infatti, si erano esibiti in Irlanda del Nord, teatro di feroci scontri tra cattolici e protestanti. Il dado dunque era stato tratto. I Led Zeppelin sarebbero venuti in Italia. Luglio 1971, aeroporto di Linate. L'aereo dove viaggiavano Robert Plant e John Bonham, gli altri due sarebbero arrivati il giorno dopo, toccava finalmente il suolo italiano.
Tra orde di fan in delirio, ad aspettarli c'era un giovane Mario Luzzatto Fegiz, all'epoca praticante del Corriere della Sera, mandato lì con il compito di intervistarli. A distanza di 50 anni, Fegiz ricorda ancora bene quelle stelle del rock tra i corridoi dell'aeroporto. Delle vere star, tutte contenti, che fanno finta di scappare dai fotografi, in realtà si mettono in posa, ballano sul tapis roulant, abbracciano i doganieri, dei grandi istrioni. Alla vigilia del concerto si tenne la conferenza stampa dove i Led Zeppelin, arrivati al lussuoso hotel Principe di Savoia in Piazza Repubblica, a bordo di due splendide limousine, apparvero abbastanza irritati dalle etichette che i giornali italiani volevano affibbiargli. I nuovi Beatles, così venivano descritti. Forse perché la mitica band di Liverpool si era esibita 6 anni prima proprio al Vigorelli. Ma a questo proposito non mancò una pronta risposta di Robert Plant. La nostra musica ha influenze diverse, è un mix di rock, blues e folk. Non ha nome, sono gli altri che la vogliono etichettare. Anche tra i giornalisti presenti era palpabile la perplessità di immaginare il rock delle Zeppelin in una manifestazione di musica leggera. Maradelli, davanti ai microfoni, si mostrò sereno. Anzi, con determinato ottimismo si fece sfuggire una dichiarazione che poi gli si sarebbe ritorta contro. Allo spettacolo di questa sera non succederà niente, assolutamente niente. È l'organizzazione Radaelli che lo garantisce. Eppure furono in molti a intuire che organizzato in tale modo, più che un concerto, sarebbe diventato uno sconcerto. Tra questi anche il famoso critico musicale Riccardo Bertoncelli, allora appena 19enne, presente tra il pubblico della serata. Il cantagiro c'era di tutto e per salvarsi l'anima avevano messo dentro per esempio i New Trolls, che erano un gruppo che piaceva ai ragazzi più evoluti. Però c'era dentro di tutto, c'era dentro Gianni Morandi che per salvare Saghirma presentava una canzone di protesta che si chiamava Al bar si muore. È mezzanotte, tutto va bene, tutto è tranquillo, dormite bene. Dimmi allora che... Il perché di quella scelta di Radaelli non lo sapremo mai. Ci rimangono solo delle ipotesi, che dopo 50 anni riaffiorano nei ricordi di chi, come Bertoncelli, c'era. Probabilmente gli avranno detto, senti, secondo me se fai la cosa finale al Vigorelli, con quelli lì non fai il pienone. Sai qual è una bella mossa per riempire il Vigorelli? Ci metti un complesso rock, il caso ha voluto che non fosse un complesso minore. Yeah.
Nel 1971 i Led Zeppelin avevano raggiunto le vette delle più importanti classifiche, suonato negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Ce lo spiega bene Bertoncelli. Erano all'apice del successo e in Italia si cominciava ad avere numeri importanti per certi dischi. Luglio 1971 era uscito il terzo album, un disco difficile e particolare, ma a quel punto loro ormai avevano ascoltato ed erano un complesso seguitissimo. E a proposito degli ospiti stranieri in un evento di musica leggera, Fegiz ha le idee chiare. Fu un'idea malsana, perché i Led Zeppelin rappresentavano le novità e Morandi era omologato a Rita Berti. E poi c'era un po' la teoria chi non è un compagno è un fascista. Erano gli anni dove tutto faceva politica, perfino la musica. Anzi, erano proprio la musica e i concerti rock a fare da veicoli di ideali che troppo spesso sfociavano in scontri con la polizia o tra fazioni opposte. Ce lo ricorda Fegiz. A un certo momento le tensioni esistenti nel mondo giovanile, diciamo con vari margini di risolto nel 68, decidono di scegliere come terreno di scontro la musica pop, la musica di Padrone. Ore 20:30. La serata con gli artisti del Cantagiro prendeva il via in modo apparentemente tranquillo. La convivenza tra i fan delle Zeppelin e gli spettatori della kermesse di musica leggera sembrò all'inizio pacifica, tant'è che i cantanti italiani che salirono per primi sul palco vennero applauditi e incoraggiati. Ben presto però quegli applausi si trasformarono in fischi e mugugni di disapprovazione, perché l'attesa performance delle Zeppelin tardava. Inoltre cominciava a crescere la tensione all'esterno del velodromo, dove le proteste degli autoriduttori, coloro che si opponevano al pagamento del biglietto, si facevano sempre più incalzanti. Riccardo Bertoncelli ricorda molto bene quel clima infuocato. Accadde di tutto, cioè entravano questi ragazzi con il biglietto, fuori cominciarono a esserci, era un rito che già cominciava a diffondersi, questi tremevano, questi volevano entrare senza pagare il biglietto, erano gli autoriduttori, volevano fissare loro il prezzo del biglietto. E la polizia a un certo punto, per combattere quelli fuori, cominciò a sparare candelotti, ma i candelotti li sparò anche dentro. I candelotti arrivarono vicino al palco. Era il momento di placare gli animi. Così si decise, anche sotto pressione del tour manager degli Zeppelin, Richard Cole, di togliere dalla scaletta alcune esibizioni di cantanti italiani, anticipando l'ingresso del gruppo inglese. Ezio Radaelli l'aveva spiegata in questo modo. L'ho deciso per evitare guai peggiori. Se fossero usciti altri artisti italiani, sarebbe successo il finimondo. Il pubblico voleva gli Zeppelin e basta. Ore 22:40. Finalmente le Zeppelin mettevano piede sul palco, un'ora prima del previsto. Purtroppo neppure il grandioso riff di Black Dog, brano contenuto nel quarto album del gruppo che sarebbe uscito qualche mese dopo, bastò a smorzare l'agitazione. Questo è il documento originale del concerto di Milano. Thank you.
una versione ridotta di Dazed and Confused, i fumogeni della polizia fecero da sottofondo al blues di Since I've Been Loving You. A quel punto Robert Plant si trovò in estrema difficoltà. Ho chiamato un ragazzo italiano e gli ho detto di dire a tutti di soffiare per spazzare via il fumo dei lacrimogeni. Ma io, per via del gas, non riuscivo più a cantare. La situazione divenne insostenibile, l'esibizione andava sospesa. Prima però ci fu spazio per un medley tra Moby Dick e una delle loro pietre miliari. Jimmy Page l'ha raccontata così. Non c'erano molte speranze di portare a termine il concerto. Così ci siamo detti, facciamo questa. Abbiamo attaccato Whole Lotta Love e tutta la gente è balzata in piedi. Tra i 15.000 spettatori in delirio c'era un giovane Pino Scotto, futura voce dei Vanadium e icona del metal in Italia, nonché grande stimatore delle Zeppelin, che ancora oggi ha impressi quei brevi ma intensi 20 minuti di esibizione. Appena hanno iniziato, ha cominciato subito il casino. I lacrimogeni, cominciamo a vedere dalla parte dell'entrata questa gente che correva avanti e indietro. E io sinceramente, anche perché ero con la mia fidanzata, mi sono un po' preoccupato, no? Mi sono un po' spaventato. Comunque quei 20 minuti ce li siamo goduti alla grande. Plant continuava a cantare finché anche sul palco non si vedeva più niente, alla fine hanno mollato e se ne sono andati. Però quei 20 minuti sono valsi come 20 concerti di un'altra band. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. E a proposito della loro musica, Scotto, a distanza di 50 anni, ha un ricordo indelebile del talento che la band dimostrò nonostante le difficili condizioni. La cosa che mi ha veramente elettrizzato è stato fin dall'inizio questa macchina da guerra di John Paul Jones e John Bonham, che si incastrava a perfezione con la chitarra di Page e la voce di Plant. Mi ricordo le mosse di Plant, quei movimenti, quella cadenza un po' dandy. E Jimmy Page, come teneva quelle spalle, sembrava che stava andando a letto con una donna. La festa era finita. Purtroppo si avverò tutto ciò che qualcuno aveva temuto che potesse accadere. Gli stessi musicisti britannici, rifugiatisi nell'infermeria del Vigorelli, rimasero scioccati da ciò che videro al di là delle finestre. Scene di lotta e spari, macchine distrutte o capovolte contro gli alberi. Plant ricorda anche gli attimi successivi al loro abbandono del palco. C'era un'infermiera che ci dava dell'ossigeno, mentre fuori per strada c'era la guerra. Non avevo mai visto niente di simile. 6 luglio 1971, ore 8 del mattino. La città di Milano si svegliava ancora attonita per la difficile notte appena trascorsa. Gli scontri del Vigorelli furono sulle prime pagine della maggior parte dei quotidiani italiani, con titoli a caratteri cubitali come Al cantagiro con le Molotov. Persino i tabloid inglesi si interessarono dell'accaduto scrivendo Bombe e lacrimogeni sulle Zeppelin. Tutte le testate parlavano non di un problema di ordine pubblico in una manifestazione musicale, ma di una vera e propria guerriglia urbana. From seven
resoconti somigliavano a un bollettino di guerra. 34 feriti, un carabiniere perso un occhio, circa 50 fermi, 16 arresti, auto sfasciate, semafori abbattuti, vandalica devastazione del velodromo Vigorelli. Era questo il bilancio all'indomani del tumultuoso concerto. Molti tra i presenti ebbero delle conseguenze che ancora oggi ricordano con una certa amarezza, come dice Mario Luzzatto Fegiz. Ho avuto dei feriti fra gli autisti e fra gli fotografi soprattutto. Io me la sono cavata. Il mio segreto era andare al concerto in giacca e cravatta, perché mi scambiavano per un poliziotto e mi lasciavano stare i poliziotti. Ma ci fu un vero colpevole degli scontri? Furono i manifestanti o le forze dell'ordine ad accendere la miccia? Giovanni Rossi, giornalista e autore di Led Zeppelin 71, La notte del Vigorelli, libro che racconta l'evento dagli antefatti alle conclusioni, ha raccolto un gran numero di testimonianze al proposito. Ho trovato persone che mi hanno candidamente ammesso essere stati gli autoriduttori ed essere stati manifestanti ad aver acceso la miccia, persone invece che hanno detto no, è stata la polizia perché sono stati loro i primi ad alzare i toni. Ci sono state persone che si sono viste caricare dalla polizia senza motivo e ci sono state persone invece che hanno visto i manifestanti lanciare le bombe carta. Colpe specifiche a parte, che ancora oggi sarebbero impossibili da identificare, fu il clima di tensione e di turbolenze socio-politiche di quei giorni a creare i presupposti di ciò che avvenne fuori e dentro il Vigorelli. Forse solo Peter Grant era preparato al peggio, mettendo in atto delle precauzioni che, col senno di poi, non si rivelarono per nulla eccessive. Gli scontri a Milano furono un incubo. Sapevo che saremmo stati in una situazione a rischio. Così mi feci dare tutti i soldi prima e mi assicurai che avessimo in anticipo i biglietti aerei di ritorno. Risultato? I Led Zeppelin non sarebbero mai più tornati in Italia. Boccone amaro per i fan della band inglese e per tutti gli appassionati di rock. Giovanni Rossi nel suo libro spiega che, oltre agli Zeppelin, anche molti altri gruppi rock non toccarono più il nostro paese. Da quel momento poi si scatenò un domino molto importante, per cui per una decina d'anni noi ci vedemmo boicottati da tantissimi grandi gruppi che si rifiutarono di venire in Italia perché l'Italia non era in grado di garantire quelle condizioni di sicurezza e di governo degli eventi che i grandi gruppi invece avevano bisogno di avere come rassicurazione. Di pochi mesi dopo, Jimmy Page tornò sull'accaduto con una frase dolorosa per i fan italiani. Italia è una parola che non va mai pronunciata in mia presenza. Mi fa venire voglia di litigare o mi provoca un esaurimento nervoso. Il 5 luglio 2021, in occasione del 50° anniversario del concerto del Vigorelli, il chitarrista londinese, che evidentemente non ha mai dimenticato l'accaduto, sul suo profilo Instagram ha postato alcune foto della serata, raccontando la sua versione dei fatti. Quel giorno ho suonato con i Led Zeppelin al velodromo di Milano, ma siamo riusciti a fare solo qualche pezzo.
era chiaramente un'operazione politica premeditata. Quella sera abbiamo perso parte delle nostre attrezzature e anche l'entusiasmo di tornare a suonare in Italia. Una miscela esplosiva, così lo scrittore Giovanni Rossi ha definito l'accostamento del pubblico del cantagiro a quello del rock, che in quel periodo aveva sempre più bisogno di vedersi rappresentato. C'era una generazione che stava crescendo e aveva bisogno di rock. I Led Zeppelin erano quella risposta, ma anche in Italia c'erano queste risposte, perché i New Trolls fecero un concerto splendido. Quattro mesi dopo sarebbe uscito il quarto album delle Zeppelin, che avrebbe venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. Solo metà del lato A conteneva Stairway to Heaven e Rock and Roll, pezzi di storia musicale che andavano componendo la leggenda del gruppo di Page and Plant. La band si sciolse 9 anni dopo, in seguito alla prematura scomparsa del batterista John Bonham. Cos'è cambiato da quella notte di Milano? E cosa significa ancora oggi a distanza di 50 anni per il nostro paese? Di certo l'organizzazione dei concerti pop rock è decisamente migliorata, sia nelle strutture che nella fruibilità degli eventi da parte degli spettatori, così come la gestione dell'ordine pubblico regolata dalle autorità preposte che si avvalgono anche delle informazioni dei promoter. Ma ciò che ci resta di quella serata è la testimonianza di un'Italia all'alba di un decennio faticosissimo, dove la politica sfiorò troppe volte gli estremismi e si legò alla musica in un connubio ambiguo. Grazie a quella storica notte, però, l'Italia poté vedere, seppur tra fumi dei lacrimogeni e per meno di mezz'ora, una delle più importanti band della storia della musica mondiale. Chissà quanti di coloro che acquistarono quel biglietto si dicono oggi pentiti, chissà quanti invece ritengono di aver comprato una scalinata per il paradiso. Avete ascoltato La Notte del Vigorelli, 50 anni fa il primo e ultimo concerto dei Led Zeppelin in Italia, iniziato male e finito peggio. Un programma ideato, scritto, spicherato e musicato dagli studenti del Master in Giornalismo e Critica Musicale del CPM Music Institute. Elisabetta Puccio, narratrice, Federico Arduini, consulente musicale e montaggio, Raffaele Modica, responsabile delle interviste, Beniamino Strani, autore dei testi, Federico Tognoli, responsabile delle ricerche storiche. It's just
case you don't know.